Buongiorno, buonasera galassia, qui è il Re Caio del Nord che vi parla e oggi siamo qui con un nuovo video dove tratteremo del nuovo capitolo di Black Clover. Capitolo 303 per il manga, per chi segue l'anime ovviamente sono solo spoiler questi, quindi non guardateveli. Ogni lunedì mi trovate sulla pagina Black Clover-Italia per parlare di un Clover Curiosity, dove ci sono delle curiosità, speculazioni sulla serie. E il giorno prima, o comunque 2 giorni prima, farò anche un sondaggio per sapere di che cosa vi piacerebbe sentir parlare. Quindi, se avete il piacere, io vi aspetto sulla pagina assieme agli altri admin. Colgo l'occasione per ricordare anche che ci sono altri social. In descrizione trovate il link per tutti quanti. Il capitolo è bello, sì, bello perché esploriamo finalmente i sentimenti di un personaggio che finora, secondo me, era stato un po' incompreso. In che senso incompreso? Beh, ci è stato spiegato piano piano. Il problema è che risultava forse un po' confusionario, invece in questo capitolo abbiamo messo un po' di ordine. Stiamo parlando di Nozel Silva. Allora, Nozel sappiamo tutti che era presente nel momento in cui Megicula maledisse sua madre e che la colpa della morte di Acer fu attribuita alla nascita di Noelle, quando invece non era vero e Nozel questo lo sapeva. Tuttavia, durante il corso della vita della sorella, ha continuato a non parlare di questa maledizione perché c'era un vincolo su di lui che non poteva parlarne. Ma appunto la cosa che non abbiamo mai saputo e che era forse poco chiara era il risentimento di Nozel verso se stesso per appunto dover trattare la sorella in un certo modo nonostante non fosse colpa sua per la morte della madre. Perché va bene, lui ha i suoi punti di vista, ha i suoi vincoli, eccetera, quindi ha dovuto proteggere se stesso prima di tutti per proteggere la sua famiglia. Però trattare tua sorella come una merda per circa 17 anni e poi uscirtene e dire no, ma l'ho fatto perché c'era questo e quest'altro, forse potevi anche evitare, magari tua sorella poteva essere trattata un po' meglio, magari potevi addirittura volerle bene. Si è sempre visto, per carità, che Nozel era più serio rispetto agli altri fratelli, però sinceramente questa cosa non l'ho mai compresa e penso che non la comprenderò neanche dopo questo capitolo. Comunque Nozel si è sempre incolpato per non essere stato abbastanza forte, si vede proprio in una pagina di Tabata, dove appunto ci mostra proprio un viso stanco, un viso distrutto da parte di questo personaggio. E io in quel momento sono riuscito un po' ad empatizzare con questo personaggio, forse per la prima volta veramente, perché appunto si vedeva nel suo viso che è un viso che non lascia spazio a lacrime né a piagnistei, solamente un viso distrutto. A parte questo, comunque, dopo la morte di Asher c'è stata una cosa molto particolare, ovvero la croce che c'è sulla tomba della madre. Nozel se la porta in miniatura sui capelli qui, dove praticamente ha quella sottospecie di codino, potremmo definirlo così, con sopra attaccata una sorta di spilla, raffigurante una croce. Croce, altra cosa che fa pensare al cristianesimo, di conseguenza ci fa pensare che esistano magari angeli e demoni. Tra l'altro, molto interessante la posizione in cui Nozel ha messo questa croce, ovvero davanti proprio ai suoi occhi, proprio sotto al suo naso, probabilmente per ricordare ogni volta quello che era successo alla madre e la sua mancanza di essere forte. E lui appunto ha cercato durante il corso della sua vita di diventare imperatore magico proprio perché doveva essere più forte e la massima espressione della forza sarebbe stata diventare imperatore magico. Bene, se ci siete fino a qui e io ci sono, torniamo al presente, dove appunto Nozel arriva sul campo di battaglia, difende Noelle dall'essere attaccata da Megicula e con la sua magia di argento non riceve nessun power-up, ma comunque riesce a far girare le scatole alla nemica, riuscendo appunto a far sì che il cuore fosse esposto. Comunque vediamo Noelle dare il colpo di grazia a Megicula attraverso la magia sacra, ma io, cioè, o Tabata è uno scam o
oppure veramente Megicula non è ancora morta. Se è Scam vuol dire che non vedremo mai gli altri livelli di manifestazione. Di solito quando si menziona qualcosa all'interno di una storia si vedrà sempre in qualche modo. E una volta distrutto il nucleo di Megicula abbiamo questa anima, questa sorta di anima potremmo definirla, se non proprio l'anima vera e propria di Acer, che corre verso Nozel e Noelle e li abbraccia. Una scena veramente molto toccante con i due fratelli che stanno piangendo, con la madre che appunto li stringe fra le sue braccia in questa stretta un po' psichica, un po' astrale, un po' esoterica, e vediamo appunto un panel dove si vede pienamente e molto fluidamente il culo di Noelle. Bene, ringrazio Tabata per aver fatto una scena così seria, toccante e averla accostata ad una scena soft porn, dove appunto vediamo il culetto di una minorenne. Sì, vi ricordo che Noelle è minorenne, però ricordo anche che guardare non è peccato. Toccare sì. Bene, detto questo, prossimo capitolo, speriamo che a questo punto ci sarà Yuno contro Zenon. Ho perso la speranza per la teoria dei tre capitoli, Tabata ha cambiato stile di scrittura a quanto pare, però è anche vero che ci sono state meno pagine in questi ultimi capitoli, quindi potrebbe essere dovuto a questo il cambio. Detto ciò, noi direi che possiamo ribeccarci alla prossima. Io vi ringrazio per la visione del video e vi chiedo che cosa ne pensate di questo capitolo. Vi invito a commentare, iscrivervi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Addios, ci vediamo in questa settimana con altri video.